Giornata storica ieri pomeriggio a Pontecagnano Faiano per l'inaugurazione con il presidente De Luca del presidio di continuità assistenziale sita nel piazzale Centola. Gli orari di apertura previsti con decorrenza dal giorno 1 febbraio saranno dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e H24 durante i festivi e prefestivi. Il traguardo della riattivazione del presidio assente nel territorio da lontano 1999 è stato reso possibile dall'azione sinergica di Comune nella persona del sindaco Giuseppe Lanzara e dell'assessore alla sanità Michele Roberto Di Muro ed ASL Salerno, grazie al contributo del commissario straordinario Mario Iervolino e del subcommissario sanitario Vincenzo D'Amato. Fondamentale il supporto del presidente della regione Vincenzo De Luca, fortemente impegnato a rilanciare il settore della sanità con azioni ed opere di fondamentale rilievo in tutta la Campania. Non c'è più nessuna ragione per avere commissari. Per quello che ci riguarda, ovviamente stiamo lavorando a prescindere dalle chiacchiere, abbiamo approvato il piano per il personale. 7.600 nuovi dipendenti nella sanità campana. Questo ci consentirà di superare alcune emergenze che abbiamo avuto negli anni, una fatica a tenere aperti anche i pronto soccorsi e consentirà al di là di tutto di dare lavoro a migliaia di medici, infermieri, amministrativi, tecnici nella nostra sanità. Oggi inauguriamo una bella struttura a Pontecagnano dopo 20 anni. Ormai dovrei farmi l'elenco di tutte le cose che inauguriamo dopo 20 anni di chiusura, è un elenco lunghissimo. Dopo 20 anni ritorniamo ad aprire la guardia medica, è un presidio che darà serenità e sicurezza ai cittadini di Pontecagnano che non dovranno più spostarsi ed è uno, come dire, dei tanti interventi che riqualificano oggi la nostra sanità e la presentano come una delle sanità più qualificate e importanti d'Italia. Dunque andiamo avanti, poi affronteremo a Pontecagnano altri problemi di valore strategico, l'aeroporto. Siamo pronti con il progetto, attendiamo gli ultimi timbri da parte del Ministero delle Infrastrutture, quindi ci auguriamo che i grillini anziché saltare in piazza vadano a saltare al Ministero delle Infrastrutture per non farci perdere tempo. Quando avremo allungato la pista a Pontecagnano e completato l'intervento di ristrutturazione, noi contiamo di portare qui nell'arco di 3-5 anni 3 milioni di viaggiatori. Significa cambiare davvero l'economia di tutta la provincia di Salerno. Infine dobbiamo lavorare sulla litoranea. Non credo che possiamo continuare ad avere un litorale a Pontecagnano degradato come quello che abbiamo oggi. Vi sono una 20 milioni del grande progetto anche di ripascimento. È un intervento che si può collegare a quello in atto nella città di Salerno e questo potrà consentire non solo la bonifica del territorio ma anche il decollo di una economia della balneazione che può dare ulteriore ricchezza e lavoro a Pontecagnano.